Buonasera, il centro di Roma assomiglia sempre più a un gran bazar, invaso da bancarelle e camion bar che sostano nelle vie del Salotto Buono che la capitale offre ai turisti. Alfredo Di Giovan Paolo è andato in giro per il centro storico. Vediamo. Souvenir, ombrellini, cappelli, occhiali da sole. Benvenuti al Gran Bazar del Centro Storico di Roma. Per l'UNESCO è patrimonio dell'umanità, ma nella città eterna di Eterno c'è solo l'invasione di bancarelle e venditori ambulanti, più o meno abusivi. Nessuna amministrazione comunale, infatti, è riuscita fino ad oggi ad arginare il fenomeno. Io credo che la consigliatura nuova del Campidoglio dovrebbe cominciare a valutare quella che è la trasparenza e la legalità da questo punto di vista, ovvero verificare i permessi di soggiorno e soprattutto colpire laddove queste merci vengono consegnate agli extracomunitari. Una presenza a malapena tollerata dai commercianti del centro storico che non parlano neanche volentieri del problema. Fanno concorrenza sleale. Grazie, buongiorno. Tu c'hai una certa licenza con un certo pagamento delle tasse, magari agevolato, forfettario, c'è un programma di dove mettere gli ambulanti, a che ora devono andarsene a casa. Tutte cose che non esistono, a Roma non esistono. Il turista non è ricco, non ha tanti soldi, quindi comunque se spende dall'ambulante poi non spende nel negozio. Un anno fa l'allora ministro della cultura Lorenzo Ornaghi cercò di tutelare le aree di particolare valore archeologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico, invitando ad allontanare dai monumenti banchi e venditori ambulanti. Ma a Roma, da Fontana di Trevi al Colosseo, il bazar è sempre aperto, soprattutto con i chioschi bar spuntati in ogni angolo. Questi camion bar sono tutti posizionati laddove vanno a coprire monumenti o beni monumentali. Credo che al giorno d'oggi non ci sia più bisogno del venditore del camion bar, del panino o dell'acqua, perché siamo pieni e stracolmi anche di licenze, di concessioni, di esercizi pubblici. Volevamo capire se voi avevate un'autorizzazione. Niente, grazie. Niente.